Guarda, la partita l'ho vista in maniera semplice, perché c'era una squadra che aveva delle motivazioni e una che noi ne avevamo poche, perché quelle lassù stanno andando forte, noi i playoff ormai è difficile da raggiungere, quindi hanno giocato con più motivazioni di noi e alla fine sono riuscito a segnare anche dopo il rigore sbagliato, però è stata una partita così senza tante pretese da parte nostra. Il resto sei un po' incattivita, non ho capito il perché, anche se noi eravamo venuti qua senza fare nessun tipo di polemiche, figurati. Va bene così, alla fine loro hanno vinto, speriamo che anche si salvino, perché alla fine il nostro campionato l'abbiamo già fatto. È stata una bella partita, combattuta, lottata fino all'ultimo e penso che abbiamo vinto meritatamente dopo aver anche sbagliato un rigore, varie occasioni, penso che la partita alla fine ce la siamo meritata, con un po' di sofferenza perché la potevamo chiudere prima, onestamente. Comunque alla fine l'importante sono i 3 punti e niente, proseguiamo cercando di ottenere questa salvezza il prima possibile. Allora, è stata una partita molto combattuta, soprattutto sul primo tempo. Abbiamo avuto molte occasioni e abbiamo sbagliato anche un rigore, però poi nel secondo tempo il mister è venuto negli spogliatoi e ha saputo darci le parole giuste e ha fatto i cambi giusti per portare a casa questa partita. Il risultato è arrivato con un bel gol di Emilio, il nostro compagno, e speriamo di continuare a vincere per, diciamo, superare questa fase negativa e uscire fuori dai play-out. È stata una partita dominata fin dall'inizio, potevamo andare in vantaggio in diverse occasioni, siamo riusciti a segnare solo alla fine del secondo tempo. Comunque stiamo giocando bene anche le scorse partite. Proseguiamo cercando di fare più punti possibile per arrivare il prima possibile alla salvezza.